Ok, pensavo di fare tutto bene, aperto, ma no, vabbè, però senza la sigla, regia, ragazzi, la sigla è impossibile. La sigla è stata apprezzata. Ci ho provato. La sigla è stata apprezzata. Ci ho provato a fare tutto perfetto, ma mi sono dimenticato di aprire il microfono all'ultimo. Non è grave, la sigla ne vale. Spero vi sia piaciuta, perché mi è costato un sacco di fatica. Quindi, insomma, spero che sia apprezzata. Allora, ragazzi, sì. Oggi giochiamo a un gioco. Al GOTY, assolutamente 2014, GOTY, 2015, che magari 2016. Faccio partire intanto, così... Sì. Se ci riesco, si intende. Vediamo se il mio mouse funziona. Dovrebbe funzionare. Non funziona? Non parte. No, dovrebbe, ma... Eccolo qua. Sei. Ok. Si è aperto qualcosa sotto. Oh. Sì, va bene. Qualcosa che non è in gioco. Vedete cosa succede quando si bisogna fare tutto con una mano. Grande, è partito. Perfetto. C'è anche forse l'audio? No. sì, dovrebbe partire. Cacchio, cominciamo bene. Il gioco già è crashato ancora prima di iniziare. Ok. No. Non resta aperto il gioco, non va bene questa cosa. Riproviamo. Vabbè, no, ma deve partire, se no lo riavvio. Ok. Lo riavviamo. Abbiamo capito che il gioco è già crashato. Riavvia il gioco. Ragazzi, questo si prospetta essere un live di quelli sopraffini. Vediamo se parte così. Ok. Ok, forse okay, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Possiamo passare a schermo col gioco. Allora. Ci provo, vediamo se le cose sono giuste. Ok, dovrebbe essere partito. Dovremmo sì, essere posto, col gioco. Perfetto. Ottimo. Game of the Year, vado ad abbassarti. No, vai tranquillo, lascialo pure così. Okay, ragazzi, premetto che non ci abbiamo giocato per rendere il tutto ancora più divertente. Quindi siamo all'oscuro di tutto. E inoltre, non abbiamo idea di cosa stia per accadere. Questo è un gioco che non si può giocare col pad, occorre mouse e tastiera. Quindi... Allora ho configurato il pad per fargli muovere il mouse. Vediamo se... Vai, nuova partita. Se riesco, ovviamente. Siamo pronti a entrare nel mondo dei pompieri. Ricordiamo, ragazzi, che noi abbiamo un grande rispetto per i pompieri. Speriamo in parte che ce l'abbia anche questo gioco. Assolutamente. Ma ci crediamo pochino. Ok, allora, una cosa che ho notato in questo titolo è che per caricare la grafica next gen di questo gioco occorrono tipo 20 minuti, è una cosa incredibile. Probabilmente il motore grafico di questo titolo è stato sviluppato su un super computer e quindi infatti c'è questo inizio particolarmente eclatante. Ma che meraviglia, la poesia della natura. Sì, che io speravo, perché l'introduzione l'ho già vista, io speravo che terminasse con un super incendio, con gli animali in fuga, e invece, boh, vediamo cosa succede. Intanto c'è gente che gioca a Dota. Ma tanto non si vede in live, okay, perché tu vedi soltanto non gioco. Si vede in live. Non si vedono le finestrelle, si vede solo il gioco. Ah, già il fatto che si chiama Burger di cognome. Burger, Andre Burger, guarda, fiamme, fuoco, la devastazione, noi dobbiamo salvare la foresta, Lorenzo. Laga persino il filmato di introduzione, cioè aveva gli scatterelli. Ok, era più fluida la nostra sigla del film di Neri Parenti. E ricordo che stiamo giocando su una configurazione i7 con una GTX, credo 670. Sì, quindi non dovrebbe scattare minimamente, scattano i filmati. E ci stiamo girando peraltro sotto la risoluzione 1280x720, quindi ok. La follia. Intanto vedo Mastelli che invece di seguire i nostri live gioca a Dota 2, cattivo Mastelli. Va bene, allora la pinza idraulica può essere usata per salvare... può essere usata per salvare le persone intrappolate nei veicoli. Ok. Benvenuto a Fire Fighters 2014! Premi per contattare. Va bene. Ok, abbiamo capito che posso ruotare la testa, quindi il mio mouse funziona. Okay. Ma puoi muoverti. Non ti sono bloccato. Quindi la nostra sarà l'autopompa ausiliaria Florian 6. Speravo di avere la squadra 17 come nel film con Gigi Andrea, ma niente. Allora, vorrei far notare intanto la bellezza grafica di questo disco. Sì. Ma soprattutto è sempre lo stesso motore, è quello usato in tutto, in Farming Simulator. Penso che mi ubriacherò prima di... Sì, anche perché lo scatto di... Perché faccio una fatica terribile a controllare il gioco con il mouse, ma ok. Ho l'impressione che non richieda dei controlli super precisi questo tipo. Però vorrei farvi notare che questa cosa qua. Questa cosa qua è bellissima. Aspetta. Notare. Acqua refreshing. Ma la faccia di questo. Partiamo. Fantastico. Partiamo benissimo.
Ok, quindi questo cosa è il devo motore fare? Di Half-Life 2, scrivo. No, non ci credo. In realtà non ho fatto il tutorial, quindi non ho la minima idea di quello che io debba fare. Sei stato assegnato a una pompa. Ho capito che sono stato assegnato. Dovevi seguire la gente verso la pompa. Ora succede start. Devo seguire. Sei sicuro? No, start non succede niente. Dai, non starmi in mezzo. Non si può correre in questo gioco. Sì, si poteva correre. Dovevo assegnare il tasto shift. Ah, impossibile. Dovevo assegnare il tasto shift. Meglio che usi la tastiera. Dì. Sì, quasi quasi. Probabilmente in casa. Va bene. Ma esattamente qui cosa bisogna fare? Non lo so. Non ho capito. C'era scritto: sei stato assegnato alla pompa 6. Devi andare alla forse pompa era 6. Meglio fare il tutorial. Cosa è successo? È crashato il gioco! No. Ah no, no, non è crashato il gioco. No. Se schiacci la maiuscola troppe volte. Ok, speriamo che torni. Non riesce. Fantastico! Una volta che il gioco esce, non può rientrare. Va in finestra, non si può più rientrare, bisogna riavviare. Quindi niente, quello che volevamo fare prima in realtà. Va bene, adesso. Lo facciamo il tutorial invece di fare tutto quanto. Ok. Se riusciamo a rientrare nel gioco. Molto bene. Che cosa triste questa, veramente. Abbastanza, sì. Sono abbastanza. Quindi il gioco crasha ancora prima di iniziare a giocare. Se tu entri in finestra una per cosa molto motivo, brutta, ma... Esatto. Se c'è. Mi sa che è l'unica. Ti devo prendere un tavolino, però, mi sa. Grazie. Già che dobbiamo andare all'IKEA, se mi fai un. Così compri un altro panda, magari. Esatto, così compro un altro panda. Ma il tavolo adesso non ce l'abbiamo, mi sa, però. Però se sposto il mobiletto... Ma no, guarda, mi arrangio. Cioè, giochi sulla sì, gamba? Sì, sì, guarda. Faccio come i pro. Ragazzi, oggi... I veri pro giocano così. Giocano col giocano mouse col qui. Mouse sul divano. Se riesci a fare qualunque cosa col mouse sul divano... Stima. Un numero incredibile. Ti preoccupare, ho già giocato a Sacred, molto male, ma qua scrive Nero Vertigo, nuovo Crash Bandicoot annunciato, se stai banfando la Nero Vertigo ti picchiamo, ti avverto. Allora, Zangaming dice, per favore ditemi che questo gioco l'avete comprato solo voi e io Toby, non lo so, però noi ce l'hanno mandato, quindi non l'abbiamo comprato. Allora, questo è il tutorial, siamo nella stessa caserma di prima. Ok, e adesso? Ci spiega che dobbiamo timbrare il cartellino. Qui sulla parete c'è il nostro orologio. Alle 8, finito il turno, puoi timbrare il cartellino e andare a casa. Cioè, alle 8 di mattina finisce il turno, quindi siamo al turno di notte. Può essere. Ok, qua ci dice che il signor... Ci sono distributori per di bibite. Bevi sempre a sufficienza perché sennò il fuoco ti fuoca. Ok. Quindi praticamente se io bevo divento ignifugo. Sì, sicuramente okay. funziona così anche nella realtà. Che poi siamo fatti al 70% di acqua, quindi non dovremmo bruciare. Guarda! Mamma mia, che animazioni. Ok, andiamo di qua. Posso correre su questo coso? No. Ok. Effettivamente dice... dice... Dove che era? Mac Miller scrive, ma da una casa che si chiamava Random Media, cosa ti volevi aspettare? Questo è il tuo ufficio. Hai uno scaffale vuoto sulla parete destra. E ho delle foto... Ma non capisco perché ti stia... Ho delle foto a Gardaland. Sul serio, sono a Gardaland. No, non è Gardaland, però ci assomiglia. Era Mirabilandia. Questo fotorealismo mi uccide. Che musica accattivante. No, ma perché passiamo attraverso le porte? E soprattutto non perché, ti preoccupare, perché sei un questo bombino. Quadro è storto. Oh. E puoi raddrizzarlo. Si è rotto. Sono i fantasmi in questa caserma. Stanno cadendo tutti i quadri. Perché? Ma perché sono caduti tutti i quadri? Poteri dei pompieri. Ma perché mi stai facendo vedere tipo non lo so, la sala giochi? Il tutorial è un tour della stazione dei pompieri a quanto pare. Cioè mettimi su una autopompa. Veramente li ho distrutti tutti i quadri. Fantastico. Next gen gente. Sono caduti tutti, ma in tutta la stazione completamente. Perché? Cioè, e passa attraverso le pareti Hai diritto a 4 ore di riposo per ciascun turno di 24 ore. Dormono un cazzo. Ma è impossibile! Non puoi come fai a dormire a 4 ore ogni 24 ore? Se l'allarme dovesse scattare mentre riposi, potrai recuperare le ore perse più tardi. Grazie al cazzo. Ma non puoi dormire 4 ore al giorno. Muori male poi. E c'è anche un pupazzetto di Mr. T. Un bobo LED di Mr. T.
Paranormal Activity, ma... scrive l'orca. Tutta sta cosa, cioè spiegarmi cosa perché... serve? Boh. Per farti vedere, guarda, abbiamo fatto anche la sezione... continua... Ma perché devi fare l'animazione della porta che si apre? Non posso ubriacarmi. Se no. Qualunque personaggio passa attraverso la porta quando si apre, cazzo. Ti dicono, cerca il buco nel muro, allora. Corri, corri, per il corridoio, corri. Ok, a posto. Ce l'hai fatta? Puoi no. correre? Sì. Cercavo di sfuggire dal fantasma di Lisa. Bello che lui passa attraverso le pareti, ma si blocca se gli vai davanti. Gli do una spinta, guarda. E vai, si ferma. Poi intanto vedi. Così lo faccio andare più veloce. Si può spingere. Così lo faccio andare più veloce, vedi. Dai, veloce. No, poi si blocca però dopo un tot. No, perché io perdo la presa, ma potrei spingerlo. Se sapessi dove andare potrei fare uno speedrun. Goti. È low next gen. Ragazzi, è più inquietante degli horror, scrive la chat. Questo è il cuore della stazione. No, non hai detto cosa spiegavo. È la sala di controllo, dai, cosa vuoi che dica? Magari come controllare. Dai, Franz, brigati. Non posso farli cadere. SKDN effettivamente ha posto un quesito abbastanza interessante. Ma che senso ha il mirino dello shotgun di Battlefield in questo gioco? Perché si può one-shottare, non lo so. Perché spari al fuoco. Combatti il fuoco col fuoco. Qual è la... questa è la sala. Ma credo sia il tutorial più inutile e palloso che abbia mai fatto in vita mia. Stai vedendo delle stanze. Ma no, ragazzi, fai... non è un alfa, è un gioco completo. Ma! Si incarta nel tutorial. È bellissimo questo gioco. Però vedi i tuoi piedi quando guardi in basso. Sì. Cioè questa chicca. Si vede che è stato pensato per l'Oculus Rift. Sì. Stiamo praticamente passeggiando per l'intera stazione senza uno scopo. Questo sarebbe il tutorial? Oh, finalmente l'autopompa. Oh, finalmente si va dove si fanno le pompe. Ora passiamo alle parti interessanti. Vabbè. Che cazzo, ci hai messo solo 20 minuti. Voglio la recensione, scrivono in chat. Ditemi che è ragazzi, gratis. Questa ve la faccio valere come live review se volete. Do anche il voto alla fine. Allora, l'ambulanza automedica, va bene. E va bene. Ah, sono a Brunsdorf. Di che anno è questo gioco? Ragazzi, è 2014, non è nel 90. Non è una retro review questa, ragazzi, un retro live. È un play live. È di marzo, credo, il gioco. O di maggio, è uscito a maggio. Il fatto è che fa parte del solito filone dei simulatori di cui God Simulator era la presa per il culo paradossalmente. Assolutamente. E che vengono rilasciati ogni anno sempre con lo stesso engine di qualità infima per gli appassionati di determinate cose, tipo i Farming Simulator per gli appassionati dei trattori, mi dicevi oggi, questo per gli appassionati dei pompieri e cose varie. E insomma, sono praticamente titoli di qualità molto molto altalenante. Esattamente, che però chi sono gli appassionati dei pompieri? Questo è quello che mi domando. Non lo so. Beh, molte MILF sono appassionate ma dei pompieri. Ma perché c'è un'immagine gigante di lui riflessa nel vetro? Guardalo. Oh, wow, hai ragione. Ma è vero, è lui. No ragazzi, guardate quel riflesso nel vetro, per favore. C'è lui a distanza in versione Godzilla riflesso nel vetro. Spettacolo. Ma se vado più vicino? Sparisce. Vediamo la fisica? Non c'è. Ok. Io che domande faccio? Vediamo la fisica. Officina. Vabbè. Ah, devi fare la manutenzione al veicolo, però quelle cose si iniziano a fare complesse. Sì. Non, però non ti spiega come fare, ti dice solo che questa è l'officina. Non so, bisogna vedere. Cioè, magari come simulatore, come numero di quantità di azioni da fare, eccetera, è anche complesso. Però dal punto di vista tecnico... La chat è impazzita. Cosa c'è? Non vi piace il gioco? Questo è quello che tutti vogliono. Un palo per scendere da un piano all'altro. No, che poi perdi Fritz, che sta andando velocissimo. Scusa. Ma purtroppo noi l'abbiamo messo in inglese il gioco. Dovremmo vederlo in tedesco. Capiremo ancora di meno. No, deve essere bellissimo. Lui che non ti dice, come on, we're late, dice, ah, c'è stato, così, ah, sfianken. Ecco voi Silent Hills. Kojima si è ispirato a questo per PT. È bello che i riflessi sono comunque sposati dappertutto, nel senso.
E adesso ti porto in campo la basket. Sì, no? Lo sto spingendo per fare prima. Sprigati! Sembra che non stia funzionando. Ach du lieber! Sprigati! Ostraga! Oh, che lento. Guarda, guarda i riflessi. È apparso qualcosa nel vetro. Io ho visto qualcosa in quel vetro. Come on, buddy. Stop. Se non gli stai incollato. Guarda, oh, oddio. Non aveva i capelli, tra l'altro. Non aveva hai capito? È pelato nel vetro. Ha i capelli vampiro, cazzo. Hai capito? Guarda, fantastico. Ma perché mettere i riflessi sono così? Vediamo. Funziona o non funziona? Sì, funziona. Oddio! È meraviglioso! No, ragazzi, dobbiamo riuscire ad arrivare in un momento in cui si usa la pompa. Perché io se non provo la pompa oggi non sono soddisfatto. Mamma mia. Ah, infine, questo era tutto. Non era il tutorial, era la visita guidata. No, aspetta. No. Ma porco, ma che cacchio è sta cosa? No, quello era il tutorial. Ma non è possibile! Lo rifacciamo così che ci togliamo il dubbio? No, vai nuova partita. Quello era il tutorial, ragazzi. Mamma mia! Quello era il tutorial. Cosa cazzo ti ha spiegato? Porca mia. Non ci posso credere. Non ti ha spiegato niente, cioè non ti ha spiegato come spegnere gli incendi, non ti ha spiegato come... Posso saltarla sta cosa? Non lo so, però io non schiaccerai ESC prima che cresce ancora. Sì. Ok, allora, dobbiamo dare la pompa 6. Seguiamo i cosi quando li mandi. No, ma adesso so tutto, non ti preoccupare, so anche dove è il refettorio. Vai tranquillo. Per me è per continuare. La tua prima partita è di completare il tutorial che non ci aveva un cazzo. Ti riassumerò i punti più importanti. E va bene. All'autopompa ausiliaria Florian 6. Va bene. A noi dobbiamo andare dove c'è la Florian 6. E assicurarci che il veicolo sia sempre rifornito. Ok, quindi rifaremo il pieno, cambiare il motore. Tra l'altro, per farti cominciare a bomba, no? Il primo giorno ce l'hai in ufficio. Fantastico. Quindi, se nel caso non scoppiassero incendi, proprio sti cazzi. Cioè, ma quindi devo andare all'autopompa 6. Esatto. Dici che la mappa è questa. E questa giustamente si può fare qualcosa all'autopompa 6? No. Sì. Sali sull'autopompa 6. Fermi tutti, siamo su un'autopompa. Ok. E c'è uno di fianco a noi. Sì, è salito un ciccione. Ok. Posso anche mettere le frecce? Forse doveva apri il... Ok, aspetta, fammi vedere un attimo le... Oh, la freccia funziona. Vediamo se va anche il triangolo. Oh, splendido. Come fanno ad andare due frecce contemporaneamente? Ok, direi che posso anche uscire. No! No. Come faccio a uscire dalla... F1. E per uscire dalla pompa. E se c'è... Si è bloccato. No. Ok. Va bene. Secondo me sarebbe stato interessante aprire il cancello e guidare l'autopompa fuori da qui, ma direi che... Vuoi sostituire... Ma che diavolo? Ok. Oh, spruzza qualcuno con quello immediatamente. Ma Guten Tag. Colpiscilo. Morning. Ma mi saluta, ha detto good morning. Ma nothing to do. Vabbè. Ma i pompieri a quanto pare sono immuni all'acqua. Come la magia, no? Contro certe creature di D&D. Se tu spari. Ma succederà qualcosa? Io vado in ufficio. Boh, vai in ufficio. Spero che succeda qualcosa a un certo punto. Ma posso togliere sta cosa? No. Puoi metterti la maschera, Ok, forse ci siamo. Florian 1, Florian 6. Oh, sì, grande, grande. Aspetta, il cassonetto ha preso fuoco. E per accettare l'operazione, schiaccia E. No, ma sono partiti senza di te, si stronzi. Ma hanno chiamato tutte le Florian. Vai, sali su una Florian. Ma era la mia? Sì, è andata via. Ma sono partiti senza di me, non è possibile. Questa è la 2. Questa è la 3. Ah no, la 6 è qua. È qua, è qua. 2, 3. Florian 6, perfetto, sei tu. Vai, sali su. No, dall'altra parte. Come non può entrare finché indossi indossa l'apparecchiatura. Ok, ora entra dentro. No, ok. Come faccio a togliere sta cosa? Ritorna sull'apparecchio della respirazione. Come cazzo si cava? Vai, clicca. Ok, schiaccia.
Adesso lo indosso. No, ma non posso toglierlo. No, dai, che cacchio, mi fallisce così la missione. Perché non so come si toglie l'apparecchio. Okay, aspetta, schiaccia S e guarda i controlli. Opzioni. Non ci sono i controlli nelle opzioni, non si vedono, devi leggerti il manuale. Ma che cazzo fa? Aspetta, ci deve essere tutto. Uno. Ok, adesso non hai niente. No, vai. Non ho niente, anche se funziona così. Prova a cliccare E. No, ok, adesso non hai niente, prova ad andare nel coso. No, non porca vacca. Vabbè, ho capito, usciamo. Te dobbiamo rifare da capo ancora? Tutta sta pugnetta, non ci posso credere. Rifacciamo il tutorial. Ma che forse stavolta... c'è sfuggito qualcosa. No. Allora, gioca nuova partita e non entriamo. Non... Stavolta non indosso prendiamo niente. Vado nudo, cacchio, a spegnere l'incendio. Non ti preoccupare. Non prendiamo niente. Ah, okay. Dovevi posarli dove li hai presi. Ma sul serio? La maschera non si può togliere. Così, uno indossa la maschera, vabbè. Vai a piedi. No, adesso aspettiamo, resto lì all'autopompa, così divento il più veloce di tutti. Ah, la maschera è buggata, non si può togliere, scrive Xirux. Vabbè. Direi che è un vlog minore comunque il fatto che non si possa togliere la maschera. Naito 2008 ha fatto il commento più bello di questo live, 2208. No, comunque è realistico, anche io stamattina non riuscivo a entrare in macchina a causa dei miei occhiali. Allora io adesso bivacco qua. Anche se andare a cercare questo qua sopra. Ma secondo me se sali di sopra verso l'ufficio si triggerà, l'evento, sì. Dici? Ho questa impressione qua. Proviamoci. Per completare il gioco devi aspettare che la sirena suoni 3 volte. Anche Jimbo non sa più cosa dire. Questa porta è finta. No, c'è un pulsante. Chic. Beh, è partito un good morning. No, basta, adesso è fermato lì. Ok. È più di quanto mi sarei mai potuto immaginare. Hey, ma quanto costa per curiosità? Non so quanto sia il prezzo. Sarà, spero sia sulle 20 euro. Ma non lo so, non ne ho idea. Direi comunque troppo, nel senso. Ma dov'è il palo per scendere? Io volevo. No, mi hanno chiuso. Ma tanto sei un pompiere. No, ma volevo il palo per scendere. Qua non c'è. Ok. Vabbè. Ma quanto si era triggerato l'evento prima? La palestra. Eh? Palestra. Sì, la palestra c'è. Dopo quanto si era triggerato l'evento prima? Ma dopo 2 minuti. Secondo me adesso scendo e si triggerà, vedrai. Ma ciao. È bello che puoi spingere la gente. Però c'è una barra in alto a destra che non credo che sia uno dei tuoi punti di vita. Sì. Oh, eccolo. Vai, Florian 6, ci sei. Eh no, questo incendio è nostro, Lorenzo, è nostro. Però io cambierei telecamera. Mino. Non si vede un cazzo. Come si fa a mettere la... No. No, volevo mettere... B. Nino. Beh, perfetto. Perfetto. In questo gioco voglio la limited con la maschera. Scrive Clay. Salga a bordo, cazzo. Perfetto. Hai ma anche il GPS. Hai il GPS, non c'è bisogno di una mappa. No, sto andando dalla parte sbagliata. Sì, devi fare in versione a 1. Vai tranquillo. È anche difficilissimo da controllare questo cazzo di gioco. Penso di aver urtato qualcosa. Era un'altra automobile. Ok, abbiamo 3 minuti per spegnere l'incendio. Posso correre? No. Voto Metacritic 99. Ma guarda questo, che bastardo! Attenzione! No! Oh ragazzi! Però c'è la fisica dell'automobile. La fisica dell'automobile c'è, veramente. Solo di Weather. Non capisco perché la volevo dire una cattiveria. Faccio diventare è meglio di certi giochi. Di certi giochi di guida che avevo usato. Di... Tipo Big Rings. Beh, di quello non è che ci voglia molto. Notare la sinuosità e la bellezza del paesaggio. Ci sono tipo 7 alberi che dovrebbero essere una foresta. Cosa succede? Ah, dovevamo uscire dalla città. Semplicemente. Va bene.
Va, ok, va bene. Ok, partita salvata. Adesso dove cazzo dobbiamo andare? C'è solo una cosa rossa. Ed è in basso a destra, vedi? Ah no, aspetta, è là. No, là. È a noi sinistra. Noi siamo il puntino rosso, dobbiamo andare... Devo girare a sinistra. Sì, dobbiamo andare lì dove c'è il pallino che... Ok, ok, fatta, è fatta. Il problema è che noi adesso però non abbiamo... Il punto è che non so dove sia. Era dietro di te e ho visto il fumo a sinistra. Pip, pip, pip. Lì, lì, okay. Lì, guarda, lì. Lì c'è il fumo. Ho quasi tirato sotto una tipa. No, tanto sono invulnerabili gli esseri umani. Ok, perfetto, bisogna spegnere il collo. Adesso usciamo. Prendiamo okay. Le cose. Perfetto. Adesso apri... No, sì. Okay. Bella lì. No, forse la scopa non ci serve. Quello, no, il respiratore non lo prendiamo più. Il tubo verticale. Ok, ma... Ah no! The fuck? Ma c'è qualcuno che ha già iniziato a... No, no, il respiratore no, che sennò non ce lo togliamo più. Usa i puntelli no, per raffreddare. Gli... Toglimi sto coso! Ok, ok, niente puntello, ma... Dov'è l'idrante? Dall'altra parte. L'hai girato dalla parte sbagliata. Eccolo qui. Idrante. Perfetto, e... Ok. No, ma devo lanciare la doccetta dove? Non ho capito. Lo devi attaccare da qualche parte. Credo. Così? No? No. Sinistra? No. Bisogna pure metterla da qualche parte. Che cazzo bisogna infilarlo? Allora, un attimo, eh. Ok, allora, la pompetta l'abbiamo presa. E ce l'abbiamo già. Ok. Ma... Come faccio a toglierlo? È... No, non lo devi togliere, lo devi... Senti. Oh, usa l'estintore, bravo, perfetto. Prendi l'estintore. Non me lo fa prendere. E... Prima rimetti... No, perché devi andare nello slot 1. C'hai uno slot sono andato. Che c'hai? No. Però è l'altro mondo. Ok, rimetti la pompetta dove adesso l'hai trovata. Cliccaci. Ok, adesso non è più niente. Prendi l'estintore. Perfetto. Vai e spegni. Questo qua si sta... Così si fa. Guarda la fisica del sto fuoco. Sto bruciando. È il fuoco più brutto che abbia mai visto. Ah, dice Xirus che tra l'altro la roba andava messa nel culo del camion. Ma tra l'altro notare, noi siamo lì con un estintore del cazzo e stiamo spegnendo l'incendio. Quel coglione lì sta sparando con la pompa da mezz'ora e non ha fatto ancora niente. Ragazzi, è andata! Abbiamo salvato delle vite! Credo. E anche delle immondizie abbiamo salvato. L'operazione è riuscita a prendere la via più breve per la stazione. Ok, adesso devo capire come cacchio rimettere l'attrezzo a posto. Non incrociate i flussi. Ok. La gente scrive, sei un eroe, Lore, grazie. Sei un eroe. Boh, possiamo tornare indietro. C'è chi chiede, pregi nel cassonetto c'era Fires? No, Fires è all'estero. Sembra lo spray di paint. Abbiamo salvato dell'immondizia, non hanno tutti i torti effettivamente, perché era un cassonetto con dentro l'immondizia. Ok. Ma dovrebbe togliersi la freccia da sola quando giro. Si è tolta, dopo che ci hai schiacciato. Cos'è che suona? Non lo so cosa suona. Si è impallato il suono della freccia, andrà all'infinito, ma la freccia si è spenta. Adesso per tornare a casa? Dobbiamo tornare da dove eravamo arrivati? Sì. Solo che sta mappa è... No, c'è una nuova parte. È giusto, è giusto di qua, credo. Non lo so. Ragazzi, GTA qua, eh. Sì, è giusto, c'è la galleria. Bella lì. Ok. Usa l'accetta per forzare oggetti e porte bloccate se necessario. Ok, ma solo io non ci sto capendo niente in questa mappa. Siamo lì in mezzo. Ah, il puntino siamo, ok. Sì, sì, sì. E la nostra... Quanto costa la benzina? Ma come mai ancora va il counter del tempo? Perché c'è il tempo anche per tornare alla stazione, ragazzi. Se arrivi troppo tardi alla stazione... Devi ricominciare tutto da capo. Così avevano scritto. Spero che stiano mentendo. Sinistra. Guarda che classe nella guida.
l'altro guarda le ombre sul cruscotto. Splendido, splendido. Sembra una chiesa, qui, con quello dei pompieri. E come mi aprono qua? Aprimi. No, ma magari tu devi lasciarla fuori, devi solo entrare. Devi aprire tu manualmente, cioè il pulsante. No, era l'altro. Forse devo entrare di culo. Un attimo che... Mamma mia, best thing ever. Dai, dai, levati. Questi rumori non mi piacciono. Allora, vediamo un po'. F5. F6. Ma no, ma perché mi ha dato addosso mentre facevo manovra? Liade. C'è un camion in me, guarda, guarda, continua ad arrivare, cazzo. Sta fermo lì, non è che fa del retromarcia. No, lo stai portando dentro. È il miglior gioco che abbia mai visto. Mai visto. Ma che parcheggino, eh. Tra l'altro fanno notare che questi camion non hanno gli specchietti. No, ce li hanno, però non si vedono. Ok, ho finito. Allora, prendi la pompa nell'ultima stanza a sinistra e pulisci il camion. Sta nella stanza dopo quella dell'estintore. Ti consiglia Cirz, che probabilmente ci ha giocato. Volevo bere dal mio amico Franz Josef. È vero, dopo dobbiamo andare a bere da Franz. Dopo quella dell'estintore c'è la pompa. Eccola qua. No, manometro. Destra. Quella lì forse. Ok, questa, la pulivapor? Sì. Ma devo portarci dentro il veicolo prima. No, mi tocca di guidarlo di nuovo. Che palle. Sì. Non posso passare di qua, è troppo basso. Se no passavo dall'interno. How are you? Ehi. Ehi, bella. Come stai? La limited edition regala un cassonetto in piano. Okay. F5. C'era anche... Ops. Vai tranquillo. Ops. Ok, ci sei. Tra l'altro i riflessi... Adesso è il tuo camion che è gigante nel vetro. Perfetto, è fatta. Ah no, il filo è infinito, potevi... Ma che cacchio, adesso me lo dite! Dopo che l'ho parcheggiato qui dentro. Va bene, non c'è problema, adesso spruzza. Pulisci. Ma... ma gli passa attraverso. Ragazzi, guardate! Ragazzi... Fantastico. Oh, una bella pulita al camion. Con questa qua intangibile che... di passa attraverso. Il camion l'abbiamo pulito, diamogli anche una gonfiata alle ruote. Ma prima devo mettere a posto la pulivapor qua. Sto male da ridere. Allora, dopo la pulivapor, sfigmo manometro. Cosa stai facendo? Sto sfigmo manometrando. Ma scoppiano le ruote se gonfio troppo? Non credo che tu le stia gonfiando, penso che tu stia solo guardando la pressione ed è sul verde, quindi va bene. No, no. Sì, sì, stai controllando la pressione, vedi che va sul verde. Quando le controlli, se sono rosse sono messe male. Ok. Che altro da fare qua? Io tornerei in ufficio, forse in te. No, lì c'è la roba dell'attrezzatura, ma non serve un cazzo. C'è l'officina. Magari il camion forse dovrei rimetterlo a posto. Che musica epicness. Best game ever. Vai a dormire nel coso della pausa 4 ore al giorno. Ok. Ok, ok, perfetto. Manovra, parcheggio, perfetto. Best game ever. Che realismo. Mi è caduto persino Jimbo. Si è stordito persino lui. Dal realismo? Realismo. Devo andare più indietro. Ok. Quindi adesso posso andare in ufficio. E poi dicono che i PC non hanno delle belle esclusive. Questa è un'esclusiva PC. Assolutamente. Perché per esempio da possessore PC, grandi trattori agricoli da giocatore PC. Ancora? Ma l'ho appena parcheggiata. Il chiosco del barbecue della foresta di Brunsdorf. Ma
C'è un piromane in questo posto. Lorenzo, ci sono dei panini da salvare. Okay. Ok? Questo è serio. Panini e bistecche da salvare, questa è una cosa seria. Ok? Qui non va sottovalutata. Il problema fammi è entrare, fammi entrare. Il problema è gravissimo, ragazzi. Perfetto, a sinistra stavolta, dobbiamo andare all'altra parte. No! Ma perché mi ha tagliato la strada? Prima da destra io! Perché non vi fermate? Forza, salviamo quelle... Scusami, ma domanda, ma per un barbecue in fiamme mandano fuori quattro autopompe? Cazzo, si vede che erano delle bistecche buone, buone, buone! Peraltro questo è appena passato attraverso una macchina. Ci sono delle priorità, ragazzi, a questo mondo. Un barbecue in fiamme è pericolosissimo. Poi vengono bruciate e la gente non è contenta. Ricordiamo che siamo in Germania, che è la patria del Würstel. Assolutamente. Non è che si possono lasciare incustodite questo genere di situazioni. Ok. Ok, siamo a Brunsdorf. Paese noto per... i Würstel che vanno in fiamme. C'è anche solo Wikipedia. Siamo noi? Sì. Sì, ma siamo noi. Ah, ok, sì, devo andare. Ok. Ho 3 minuti e 33. Gli hamburger in fiamme sono là, guarda. Lì nel parco. C'è proprio l'icona di hamburger in fiamme. C'è proprio il parco del Würstel. Dobbiamo andare al parco del Würstel a salvare quei poveri salsicciotti innocenti. Forza. Sì, ma se uso l'estintore poi non si possono più mangiare, qua devo essere più delicato. Ma non hai altro, puoi mica usare lo scopettone per salvare questo. Ok, no, avanti, sempre avanti. Ma tra l'altro 3 minuti incrozzo per raggiungere quei cazzo di booster mi sembra tantissimo. Fisa, perfetto, perfetto, Lorenzo. Mi stavo per rovesciare! Drifting con il camion pompiere dei pompieri. Pompiere drift. Ragazzi, sarà una corsa contro il tempo, Cazzo si sta... Allora, ricordiamoci ragazzi, qua a sinistra, ricordiamoci ragazzi che questa missione è particolare, perché è una missione con la scelta morale. Se sono delle bistecche, li salviamo. Se è una grigliata vegana, assolutamente, li lasci morire. Buttiamo su schiuma e roviniamoli la festa. Assolutamente. A tipi che mangiano il tofu invece di mangiarsi il bisonte. Cioè, non lasci morire quelli come che fanno i veri non pompieri. Non lasci morire quelli che fanno la grigliata vegana. Naturalmente, lasci morire le zucchine. Sono già morte, credo. Quando i vegani dicono che noi mangiamo roba morta, non credo che le loro verdure siano tanto in forma quando le cucino. Allora. Ok. Adesso tiro giù un'inchiodata. C'è il freno a mano? Dov'è il barbecue? Fatemi vedere. Ma che inchiodata che ho tirato giù! Magari okay. Però la spengo stavolta la cosa che... Ok, ho visto il fumo però. Dov'è? Devi dire, di lì. Minchia. Cacchio, ma minchia, è... questa volta non è un barbecue. È seria sta cosa. È seria, sì. Però non sappiamo attaccare il pompettone. Vai, prendi l'estintore. No, ma che estintore? Non posso spegnere le... Ok, no, dobbiamo attaccarlo dietro. Ok, prendi quello. Attacchiamolo dietro al camion. Bella lì. Ok, incollalo. Parte. Ok, lì. Bella lì, grande! Adesso sì che siamo possanti. Ma per curiosità mi lascio dietro o no? Non mi lascio dietro, che domande faccio? Sì, va bella che soddisfazione! Lì. Bella lì! Va che soddisfazione così questa si salvano cosa. Le bistecche, cazzo! Ma che roba! Ma tra l'altro è bello perché il fatto che il nostro spegne gli incendi, loro non servono un cazzo. No. Loro sono qua per bene. Guarda, non stanno spegnendo niente loro, stiamo spegnendo solo dove colpiamo noi. E la musica intanto sotto pompa, che è una roba... Pompa nelle casse. Questo gioco è bellissimo. Cosa manca? Non lo so, mi sembra di avere finito. No, ci deve forse in alto, avevo visto le fiamme. Ok, ha estinto l'incendio, il veleno che si propagasse alla foresta vicina. Chiudiamo l'operazione. Basta. Ottimo. Quindi, devo tornare a casa? Partita salvata. No, mi arrivano i complimenti di... Buongiorno a tutti. Franz Beckenbauer. Eccellente lavoro di ieri. Adesso abbiamo una tacchetta sulla spalla. Sono vigile del fuoco, finalmente. Prima cos'ero? Pirla che guidavo. Però avevo già un ufficio. Oddio, mi ha dato un'ambulanza. Quindi non devo più spegnere incendi. No, adesso devi salvare le persone. Va bene. Ok. Ci proviamo.
Devi controllare l'ambulanza Florian 5. Ok, adesso vado a mangiare, a bere. C'è la co-op su sto gioco? Chiede Corvo Bianco. Non credo proprio. Non c'è neanche il tutorial a quanto pare. Ma è scesa l'acqua? Da Fritz? No, non scende. Posso però premere il pulsante all'infinito e vedere quanto. Guardate quanto è bella la faccia di questo. Tasty. Ma la beveresti una cosa del genere? No. Te la vende. Ma cos'è questo? Uno aveva così tanta sete che ha deciso di pensare. Posso rubarla la bicicletta che c'è fuori? Prova a vedere se puoi guidarla. No. Peccato. Che domande fai, pregi? Promozione. Adesso ho guadagnato. Matrice dice che nonostante il comparto tecnico indegno non è malissimo come simulatore. Matrice, in realtà l'acqua che passa attraverso gli oggetti, la fisica del fuoco. Cioè, perlomeno la fisica del fuoco in un gioco che ti chiede di fare il pompiere dovrebbe essere qualcosa di decente. Insomma. Invece sono tipo dei bitmap 2D che vanno. È apprezzabile lo sforzo, se vogliamo dire qualcosa di serio, è apprezzabile lo sforzo di cercare di ricreare l'atmosfera della caserma e il fatto che la missione arriva in maniera del tutto estemporanea, eccetera, ma dal punto di vista della simulazione. Sì. Solo che, esatto, solo che tutto si spegne quando vedi il livello tecnico. Nel senso che sì, questi sono chiaramente tutti macchinari che sono davvero in una stazione dei pompieri, però ragazzi, quando il comparto tecnico è di questo livello qui, la giocabilità è così e la fisica dei liquidi e delle fiamme è così, non puoi neanche valutarmela come una simulazione, è quasi una presa per il culo. Infatti, nel senso, God Simulator ha senso di esistere proprio per l'esistenza di questi giochi qua. Non si può saltare, si può saltare, ragazzi, c'è il salto, c'è il salto. Sì. Hai capito? Per buttarsi nel fuoco. Yippee. Però, cacchio, salta tantissimo questo. Quanto sarà lunga una. È vero, non parlate male del prossimo GOTY, scusami, Viro, 10 su 10, assolutamente sì. Non può costare così tanto, non ho capito quanto costa in realtà. È chiaro che. Nel senso, ha un senso per chi vuole vedere. È lo stesso principio di tutti gli altri simulatori di questa casa. Nel senso, ha un senso per chi è un fan, un appassionato delle. Come in quel caso dei trattori, che ci sono i trattori veri guidati. Funzionerà di nuovo. Questo è un gioco per chi vuole. Sì, è caduto ancora. Sì. Ma allora è proprio un easter egg. È scriptato, è un joke dei. Degli sviluppatori. Sviluppatori. Se giri. Dobbiamo ammettere che ci ha fatto ridere. Sì. Cioè, è chiaro, se tu vuoi vedere le attrezzature dei pompieri e vedere un attimino cosa usano nella vita di tutti i giorni, questo gioco ha senso. Però come prodotto ludico in sé è una mezza schifezza. A 19,90€ costa, troppo. Caro. Troppo. Magari su Kinguin o cose simili si trova un prezzo più onesto. Troppo. Assolutamente. Secondo me questo è un gioco che dovrebbe essere venduto 20 massimo. 20€, sì, a 5, massimo, ma proprio massimo 5€. Io potrei arrivare anche a 10 se il gioco è nuovo, ma non di più. Andrea Ronca scrive: voglio fare Fighter Simulator Remaster per PS4. Mi continuano così. Pompo nelle casse. Ok. Non posso suicidarmi in questo gioco. Va bene. Però posso morire. Questo è poco ma sicuro. Oh sì. Ok, ok, è il momento della. È il momento. È il nostro momento. Adesso abbiamo l'ambulanza, non abbiamo più la roba. Florian 5, questa qua. Ci apriranno le porte? No. Non ci aprono neanche più le porte, va bene, perfetto. Ci dobbiamo aprire noi. Neanche questo ci fanno. Cioè qui la gente muore e non mi aprono neanche la porta. No, però Florian 5 vai. Destra. No, mi sto uccidendo. Ok. È sempre dritto, quindi non deve essere particolarmente difficile. Le missioni non sono create casualmente bull perché le emergenze sono le stesse. C'era già ricomparsa perché hanno dovuto rifare il capo, quindi no, non sono create casualmente. Non c'è un engine così complesso. Olga, dicono. Come? Boh, dicono Olga, probabilmente quella che stava di fianco a noi in ambulanza. Ah, la signora Olga? Ah sì. Olga. Ok.
Wii U. Ok. Non ho capito che cosa dovevano fare, dobbiamo salvare le persone. Boh, non lo so, io guido intanto. Vai dove c'è. Sono un autista. Tu vai dove c'è il pallino. Perché tutti quei segni gialli sono segni di esseri umani. Infatti anche questa è una domanda un po' particolare. Ha detto Nighthawk 2208 fa l'altra domanda interessante del giorno e dice: ma perché se ti hanno promosso a pompiere stai guidando un'ambulanza? E prima guidavi il camion dei pompieri e spegnevi gli incendi? Salve, sei pompiere. Ora ti mettiamo la guida di un'ambulanza. Buongiorno, è dottore, ora guiderà un aereo. Ma che cazzo di senso ha? Sembra l'assegnazione dei... Però la musica tamarra sotto. L'assegnazione dei mestieri nella città di Peter. La missione finale è spegnete Skrillex, ragazzi. C'è persino il pop-up degli alberi, che è una cosa che non concepisco, una grafica del genere. MLG 360. Ok, a un certo punto dovremmo trovare cosa da salvare. È lì a sinistra, tra i palazzi. Ok, ok, sinistra. E non gira. L'ambulanza del merda. Girava il camion dei pompieri. Allora, ok, siamo... Siamo qua, eh? Ma... Sarà lì? Non lo so. Non lo so. Prova a scendere. Tanto c'è la locandina di un altro loro gioco in diverso. È qui, è per forza qui, quindi scendi, provi. Ah, eccolo lì. Portala nell'ambulanza, dobbiamo prendere la barella, probabilmente. Esatto, la barella. Vai. Non posso prendere la barella. Ok, allora vai dove c'è il malato e... Yeah, non mi fa saltare! Non fa saltare. Salta. Abbiamo sbagliato la missione. No, salta. Non posso saltare. Non posso passarla, c'è una parete invisibile, mi tocca fare il giro. Non ci posso credere. Te lo giuro. Dai, ci sei. Devo prendere pure la rampa per gli handicappati, cioè una cosa fuori di testa. Ok, la devi prendere in collo, cioè una cosa che non dovresti mai fare in realtà. Cioè tu ti sei incaricato. Buttarlo di peso? Vai! Boom! No! Perfetto! Ma devo chiuderla magari la porta. Può essere. Quindi chiude l'altra. No, così, ok, perfetto. Fammi entrare. Oddio, sto male. Sto male, ragazzi, sto male. Non potete mia. Capire, sto male. La missione, sorprendentemente, è stata la missione... dell'ambulanza a darci la massima soddisfazione in questo gioco. L'ocelotto scrive: è già morta, ragazzi, rigor mortis. Stai salvando una bambola gonfiabile. No. Oi. Mamma mia. Oddio, che bello sto gioco. Ma tra l'altro non devi portare la base. All'ospedale devo portarla. This is next gen, motherfucker. Scrive Slate. Dobbiamo anche fare benzina, il serbatoio è quasi vuoto. Però prima dobbiamo portare la tizia. Ok. Faccio come però, spengo la sirena poco prima di arrivare. Vai in ambulanza. Ho fatto un... Minchia, 360! Wow, fantastico. Ah, ai. Ok.
Ok. Abbiamo salvato questo manichino da morte certa. Va bene, quindi devo tornare alla base? Credo sì. In assoluto ai fari più potenti del mondo questa cosa. Sì. Oh. Che bel gioco. Che bel gioco. Andiamolo da... No! Oops. Guarda che non ci sono neanche i danni. No, volevo... Ti dicono di fare la benzina perché sei messo male a benzina. Ma no, sono a metà. Allora, ragazzi, io con metà serbatoio ci vado avanti una settimana. Oh, ragazzi, guarda che ci sono anche le viste artistiche. Completamente inutile, peraltro. Sì. Anzi, quasi fastidioso a guidare così. In realtà funziona. Ai ai ai. Ti dicono di controllare quando arrivi nella base se la tizia è ancora nella barella. Sì? Controlliamo. Ti immagini se tipo abbiamo finito la missione ma la tizia è ancora in barella. Non mi dà il bonus per il near miss quando gli passo vicino? No. No. Speravo salisse un moltiplicatore. Ok. Dicono che hanno annunciato anche l'isola dei famosi per 3DS, quindi se vogliamo fare il pilota possiamo usare anche quello. Però per 3DS, ragazzi, non possiamo fare il live su quello lì. Ma ogni tanto vedo anche dei cali di frame rate, cioè la cosa mi... intimorisce brutalmente. Io le giustificherei comunque questi cavi di frame rate, questi cavi di frame rate. Per la bellezza dei riflessi. Esatto. No, ma nessuno frena quando faccio manovra. Ma porca vacca. Ah, è bellissimo. Poi vanno addosso, la cosa più bella, vanno addosso a un'ambulanza. Cioè, questi stanno guidando per strada, c'è un'ambulanza in mezzo che sta facendo... Ecco, controlla se c'è la tipa. No, ok, l'hanno tolta. No, va la bene. Tipa non c'è più. L'abbiamo scaricata fuori dall'ambulanza, un po' come quando scarichi un mafioso ferito all'ospedale e non vuoi farti vedere dalla polizia. Ai ai ai. Che capolavoro. Che capolavoro, ragazzi. Ok. Ancora? Ma come? C'è un ubriaco. Ok, l'altra parte, Ce l'abbiamo fatto anche tempo a parcheggiare la macchina, che devi già andare via. Adesso potrei rischiare restare senza benzina. Dai, vediamo se finisce la benzina. Facciamo questa come ultima operazione e vediamo se finisce la benzina. Ok. Prima andiamo a salvare questo povero cristiano, poi... Quando ho detto c'è un ubriaco per terra, la chat ha iniziato a dire salvate Fire. Adesso vediamo, se è pelato è lui. Se è pelato è Fire, sì. Quella macchina ha un colore orribile. Tutte le macchine hanno dei colori orribili. Anche questa, è vero, hai ragione. Come cazzo le scegliono le auto? Vabbè che non si fermano davanti all'ambulanza. Ok, è praticamente fatta. Beh, mica tanto, sì. Devo andare a sinistra, ok. Ma questo qua mi ha saltato... Sto cominciando a sospettare che non serve assolutamente a nulla avere la sirena. Ok, è qua. Qua da qualche parte. Era lì.
Ho capito, provo ad entrare. Stavolta provo ad entrare. Sì, c'entra, perfetto. Ci sei, fatta, è fatta. È destra però. Ok. È lì. È là, guardalo. Controlla se è Valentini. Valentini, ti salviamo noi. No, ha troppi capelli per essere Valentini. Olè! Ma si può mettere nell'inventario? Una volta che... Sì, si può mettere nell'inventario. Non ci credo, non ci credo. Ti puoi mettere il paziente in saccoccia. Tac! Ma poi lo tiro... No, veramente ragazzi, voi non potete capire. Tra l'altro dicono quando passi il caricamento il tempo si resetta a 6 minuti. Ok, devo andare verso l'ospedale. Bravo, vai contro il palo te. Da oste di corona. Mm? Da oste di corona. Allora, adesso devo... Immagino che sarà sempre quello l'ospedale. Viene in Monkey Island, potevi mettere una persona nell'inventario. Avete ragione, ragazzi. Chiedo anche di spegnere la sirena che... Da fastidio? Di stare invece... Va bene, ma così le macchine... Mi vengono addosso. Anche senza, in realtà. Notare che veramente quando è buio scatta. Ai 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 ai. Questo però è uno di quei giochi, ragazzi, che ha secondo me un'attrattiva. C'era un cane. Una volta. E no, e c'è uno stambecco tipo, da un cervo. Dicevo, questo gioco ha secondo me un'attrattiva, nel senso che è uno di quei giochi che è così brutto, quando lo giochi ti diverti. Sì, soprattutto perché, se lo giochi in compagnia. Esatto, cioè quando lo giochi è talmente pieno di cacchiate che tu lo guardi e dici no, non posso crederci. Mancano 2 minuti. E al meteo dinamico, fanno notare che è al meteo dinamico, ragazzi. Hai capito? PES dell'anno scorso ce l'ha. Quest'anno ce l'ha, c'ha il meteo, non so se è dinamico. Però William aveva glissato la domanda sulla neve e sul ghiaccio. Nel senso, si vede che la neve e il ghiaccio non c'è. Sì. Anche secondo me c'è soltanto la pioggia. Bella, è fatta. Campioni. Direi che possiamo tornare a tutto schermo. Direi che voglio vedere se si può fare benzina, poi chiudo. Ah ok, dov'è il benzina? A sinistra. Perfetto. Credo di sì, ma dici che bisogna farlo tutto manualmente o lo fai in automatico? Non lo so, se devo prendere la pompa però potrebbe anche essere divertente e potrebbe questo dare vita a uno spin-off che è Pompista Simulator. Pompista Simulator, dopo Pompiere Simulator. Tra l'altro qua la benzina sta a 1,50, costa meno che in Italia. No, forse è il diesel che sta a 1,50. Che il diesel 1,50 è ancora un prezzo onesto. Sì. Ok. Però dov'è? Voglio lo spin-off subito. Ma dove diavolo? Sì. Normalmente... Ok, non c'è lo spin-off. Qua, qua, qua. Ah, eccolo lì. Bella lì. Grande. Peraltro c'ha la velocità di una pompa da Formula 1 questa. Mi sa che devi schiacciare. No, no, sta andando, si sta caricando. Ottimo! Spettacolare. 10-10. 10 su 10. Oh. No, portello. Ecco, bravo. Ok. Va bene. Direi che mi fermo qua. Si può salvare, che voglio assolutamente continuare. No, fa l'autosave.
Sicuro? Dopo le missioni mi sembra di sì. Opzioni? No, vedi, fa l'autosave, non hai il salvataggio manuale. Ok. Va bene, torno a tutto schermo, vedo se ci riesco. Vai. Forse. Yes. È stato molto bello. Sì. Veramente molto, molto bello. È stato un live molto divertente. Ci siamo divertiti, ragazzi. Che cosa dire da questo gioco? Che cosa dire? Di questo gioco? Non saprei. Un sacco di cose si possono dire. Una domanda ce l'avrei. Che la domanda è perché? La risposta è perché costano poco, l'abbiamo detta oggi, perché costano veramente poco da sviluppare e c'è la gente che lo compra, perché da una parte ci sono quelli che sono i super malati di questi macchinari qua, okay. E dall'altra ci sono quelli che lo prendono appositamente perché raggiunge livelli di ridicolo incredibile, quindi è involontariamente esilarante, quindi tu lo giochi e ti diverti comunque perché è involontariamente esilarante. Io mi ci vedo, cioè vedo come cliente tipo di questo gioco un tedesco realmente in canottiera di 60 anni che intrippato che è intrippato del camion dei pompieri. Può essere, però io in realtà vedo, sai chi? Lo youtuber. Lo youtuber, vabbè, ok, ma non puoi basare il tuo mercato sul fatto che gli youtuber ti faranno i video. Però cazzo, se quanta gente secondo me fa i video su questo gioco? Boh, vabbè. Ragazzi, chiudiamo qui allora, ci vediamo quando? Settimana prossima. Settimana lunedì. Prossima, sì, stasera lunedì c'è. Mi sa che faremo il Q&A lunedì a sto punto. Allora ragazzi, facciamo un attimo il punto. Anzitutto stasera c'è Xander con Mario Kart alle ore 9, quindi vi aspettiamo per giocare con noi nel torneo di Spazio Games che trovate in diretta, basta che entrate nel canale di Mario Kart. Esatto. Dedicato ai tornei di Mario Kart 8. Dopodiché avremo la settimana prossima un programmino niente male, perché faremo il play live di Destiny lunedì, perché avremo la possibilità lunedì di giocarci. Lunedì è il... l'8. Sì, allora sì. Dalle 2 del pomeriggio. Dalle 2 del pomeriggio inizieremo. Perché riaprono i server. Esatto, inizieremo alle 2, non so se riusciremo subito a entrare nel gioco. È rischioso perché c'è il rischio che crashi tutto, però essendo che all'8 partiamo soltanto noi e invece la gente normalmente parte al 9, esatto. È possibile che non ci sarà un crollo dei server. Quindi ci proviamo, insomma. Ci proviamo, insomma, se ci speriamo. Poi, tanto comunque inizieremo con un po' di chiacchiere, poi entreremo nel gioco. Poi il giorno dopo faremo il Destiny Day. Saremo 9 ore in diretta con Destiny, quindi avremo 3 ore magari anche a giro, perché comunque assolutamente. Lo recensiamo sia io che Valentini contemporaneamente. Probabilmente faremo mattina PvE, pomeriggio PvP e poi la sera, per chi avrà acquistato il gioco, ci sarà la possibilità di giocare con noi, con la community, perché faremo lo streaming in compagnia del dottor Mirax, quindi avremo veramente una giornata dedicata a Destiny, sempre nella speranza che i server regano, ripetiamo, perché sennò ci saltano un po' tutti i piani, però comunque noi a Destiny ci giocheremo, lo recensiremo e lo faremo. Ah, giusto, vai. No, okay. Qual è il... Penso che sia quello che stia per dire tu, il fatto che siamo sul canale. Ah, giusto. Ancora non so come funzionerà, però praticamente dovremmo essere, ci troverete anche sui canali ufficiali di Destiny, quindi saremo streamer ufficiali di Destiny per il day one. Yeah. E questo grazie a voi che ci seguite. Grazie a voi! E quindi quelli di Destiny hanno detto: va che fighi questi, li facciamo fare Destiny ufficiale. Tutto merito della mia barba. Ok. E soprattutto, gioco più importante di Destiny, più importante di Destiny, abbiamo Recycle, che è il simulatore di camion delle immondizie. È arrivato anche quello. Però quello magari non facciamoci il live. Ma come no? ma tu non capisci. Tu non capisci. Capisco. Destiny, FIFA, è robetta. Questo mese è il mese di Recycle. Simulatore di Netturbino. Di operatore ecologico, per usare l'eufemismo. Va bene. Ho paura e siamo saltati. Siamo saltati? Può essere. No, spero di no. Vabbè, a prescindere. Nel caso, vi salutiamo. Ciao, okay. Ciao.